Portiamo i soldi, realizziamo una strada, niente è stato fatto, una strada. Non nel 2000 chiedere una strada. Voglio davvero concludere e dire scherzosamente, simpaticamente, una battuta di un amico che incontravo mentre salivo. Dice, almeno facciate un bucio. Ha trovato anche uno scomodage per intelligente signore, mi ha detto lo fate cominciare, loro stanno dentro, li chiamiamo dentro, poi qualche parte la scena, di qua non passano, passeranno di là, se passeranno di là il buco è fatto, la strada, il problema è risolto, a posto. La bella e caratteristica Valle Delfino, dove proprio qui vicino lascia il Teramano per abbracciare il Pescarese. Sono, come vedete, su di un ponte, ma no, non vi preoccupate, state tranquilli perché non rischio né di essere investito, poi realizzarlo, quindi 20 anni il tempo che è stato impiegato per fare tutto questo e questo ponte ancora non si apre. Finanziato e realizzato e chiuso al traffico, le risposte le dovete dare voi. Voi politici, voi istituzioni, a noi cittadini che rischiamo tutti i giorni su queste strade. Grazie. Comunque l'argomento che era l'argomento centrale era la diga sul Fino, qualcuno, dobbiamo ammetterla, ha storto un po' il muso, ha detto no, ma viene il sottosegretario, parla di diga, dice noi la diga non la vogliamo, dice no, noi la diga non la vogliamo, poi ci viene a dire che fa un'altra la diga, noi non la vogliamo, dice noi vogliamo i soldi per la diga, non la diga. Se ci porti i soldi, vabbè, se ci porti i soldi, non possiamo rimetterci a aspettare ancora 50 anni. Allora, vi sto raccontando, poi lei ministro deve dire però se questo che io sto riferendo è vero o no. Non sarò più Remo Gaspari se non vi farò arrivare in 20 minuti a Pescara. Per la viabilità, la folla in delirio. Adesso viene da Pescara la presentazione di un libro. Qualche minuto in più è stato messo. Ma Filippo Lucci è un fiume in piena, credo che sia di più del Fino. Il suo entusiasmo direi che così è coinvolgente. Io davvero stasera sto trascorrendo una bella serata. Come noi tutti abbiamo ascoltato anche le tue lamentele sul fatto che insomma si vive in una situazione di marginalità, è difficile avere tanta gente, tanti politici, tanti rappresentanti, è vero, tutto questo è vero, però è altrettanto vero che questa sera è stato un grande successo. E devo dire che una voce come quella rappresentata dal periodico Il Fino è stata in questi anni una voce importante,
non solo perché ha consentito di tradurre in informazione quella tradizione, grande tradizione culturale che è propria di questa vallata, di questo comprensorio, di quest'area territoriale, ma perché ha dato voce alle istanze di questo territorio anche in termini critici, stimolando le istituzioni per affrontare i problemi che sappiamo essere storicamente problemi molto seri che riguardano lo sviluppo e il futuro di questa vallata. Sacra, sì. Ispirata alla religione, certo. e traspare questo attaccamento, questa passione, questa devozione quasi maniacale verso la figura del nostro Signore e anche della creazione, che poi sono interdipendenti. Da che cosa nasce questa forte religiosità nelle sue opere? Bene, io sono indirizzato all'arte sacra perché è perché so che di aver avuto una chiamata. Io questo non l'ho detto a nessuno, anche fino ad oggi, ecco, è la prima volta che lo dico. L'arte è data da Dio.